Ciao amici di Via Trainer e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti in questo appuntamento, potrei definirlo estivo perché ci stiamo avvicinando all'estate, le giornate cominciano ad essere sempre più calde, fa veramente molto caldo, c'è un bel sole, quindi ci stiamo per affacciare all'estate e oggi ci affacciamo all'estate anche grazie a Vicenzi. Sì, perché Vicenzi ha deciso di lanciare una nuova limited edition per l'estate del 2021, che sa anche un po' di nostalgia, sa un po' di romanticismo, perché ha voluto lanciare il Grisby Limited Edition 2021, che è chiamato Primo Amore. Vi faccio vedere anche la confezione che è molto molto bellina. È classico il packaging della Grisby, dei biscotti Grisby, e come vedete qui c'è scritto Primo Amore. Sì, perché questa limited edition è proprio dedicata ai nostri primi amori, quindi al primo amore fondamentalmente che tutti noi almeno abbiamo avuto, spero anche per voi, una volta. E l'estate è un po', no, sinonimo di primo amore, no? Magari la prima cottarella d'estate. E quindi hanno voluto omaggiare con un biscotto dedicato proprio all'estate e al primo amore. Tra l'altro, i testimonial sono proprio Massimo Ciavarro e suo figlio Paolo. Insomma, Massimo Ciavarro, no, un po' il film Sapore di mare, no? Un po' è molto iconico per quanto riguarda proprio i primi amori estivi, magari al mare, però non è detto che per forza dovesse essere un primo amore al mare. Io ormai è passato un po' di tempo, me lo ricordo ancora, ma è passato un po' di tempo dal mio primo amore, però voglio sapere qual è il vostro primo amore. Quindi assolutamente voglio che mi scrivete nei commenti, il vostro primo amore, quale ricordo avete? Sono veramente curioso e vi invito a sicuramente a condividerlo con me, mi farebbe molto piacere leggere un po' se vi ricordate il vostro primo amore, no? Questo momento un po' anche nostalgico, poi lo dico sempre, sono un po' vintage, no? Quindi mi è passato un po' di tempo, però io ve lo ricordo ancora il mio primo amore. E quindi potevo non provare questa limited edition, sarà per quest'estate un prodotto, un biscotto, voi sapete sono amante dei biscotti, quindi un prodotto particolare, ovviamente classica forma del biscotto Grisby, sapete no, Grisby negli anni ha fatto tantissime varianti, tantissime limited edition, ce ne sono state veramente tante interessanti. Sto pensando magari di fare anche una review se riesco a trovarli tutti e provarli tutti insieme per voi, ma oggi proveremo il primo amore. Tra l'altro, Primo Amore che vi leggo è un'edizione limitata estiva. È quel sapore che porterai sempre con te, un'avvolgente crema al latte arricchita con nocciole, cioccolato bianco. E quella dolce nostalgia tipica dei primi amori. Questo è proprio l'ingrediente marketing finale, però fondamentalmente è crema al latte, nocciole e cioccolato bianco. Ma quel pizzico di nostalgia del primo amore, secondo me, gli darà quel tocco in più. Ma ragazzi, che dirvi? Va provato, no? Gruppo Vicenzi, proviamolo. Biscotto italiano, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Confezione classica, la apro con il classico strappo che c'è qui laterale. Tra l'altro, li ho messi in frigo, sì, perché Grisby consiglia sempre, anche nel loro packaging, di conservarli in frigo, quindi per averli anche un pochino più freschi, visto che appunto è un'edizione estiva, quindi vado assolutamente a provarli. Eccoli qui, Primo Amore, scritto anche sulla confezione, non riuscite a vederlo perché sicuramente c'è il riflesso. Apro. Classica proprio la confezione da Grisby che è golosa. Sicuramente sono veramente biscotti molto golosi. Considerate che un biscotto, se non vado errato, sono 88 calorie, quindi sicuramente è un biscotto molto goloso. Sapete la mia problematica nell'aprire le confezioni. Odore, ma pazzesco. Odore pazzesco, ma è il classico odore di Grisby. Eccoli qui, ve li faccio vedere. Sono leggermente più chiari, più nocciola rispetto a quelli al cioccolato, però la forma è esattamente quella del Grisby, ragazzi. Un profumo inebriante, buonissimo. Secondo me anche il sapore, sto salivando perché secondo me sono buoni. Lo apro anche, eccolo qui, l'ho distrutto. Vi faccio vedere l'interno, questa crema al latte e cioccolato bianco. Ragazzi, sembra veramente
molto invitante. A questo punto mi aspetta che provarlo. È buono, molto buono. Allora, classica friabilità del biscotto tipico del Grisby. Quindi il biscotto Grisby friabile, mi piace, piace la consistenza, mi piace che si sente anche all'interno poi il morbido quando arrivi alla crema. Gusto, buono, il cioccolato si sente le nocciole. Sento poco il gusto di all'interno del cioccolato bianco e di questa crema al latte, cioè la crema al latte è molto soft, non mi avvolge tantissimo. Nel complesso è un buon biscotto, però devo essere sincero, non mi avvolge, non mi dà quella botta che dico wow. La crema del latte effettivamente è delicata insieme al cioccolato bianco, quindi ci può anche stare, però non mi dà quell'effetto wow. È un buon biscotto, ragazzi, cioè i biscotti Grisby sono buoni. Quindi sicuramente è buono. Però devo essere sincero, non mi colpisce quanto altri biscotti Grisby che ho provato. So se avete provato ad esempio il Wild, quello bourbon e vaniglia, per me è pazzesco quello. Quello mi dà una botta veramente molto particolare. Sicuramente magari qui avranno più, visto che c'è il ricordo nostalgico, il primo amore, l'hanno buttata forse più sul romanticismo che poi effettivamente sul gusto. Che non è male, ripeto, non è male, ma non è uno dei miei Grisby preferiti sicuramente. È un buon biscotto, ma non è eccezionale, non ha quid in più, no? Quella cosa che potrebbe avere. È molto bella l'idea del primo amore, la condivido, bellissima l'idea, bellissimo anche il packaging, il concetto di primo amore per un'edizione effettivamente estiva, quindi un'edizione proprio che ci porta finalmente all'estate, direi io. Però il gusto, nel senso buono, non è che è cattivo, però avrei voluto quella qualcosa in più, mi manca quel qualcosa in più. È un buon biscotto, però ce ne sono stati decisamente di migliori di Grisby e farò una review di tutti i Grisby prima o poi, mi farò questa mangiata di Grisby eccezionale. Se l'avete provata, ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate, scrivete anche voi nel commento, fatemi sapere se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se magari anche voi avreste voluto quel qualcosa in più. Fondamentalmente, vi ripeto, si sente un po' la crema di latte, ma è molto delicata, non ha un gusto deciso, ma è un gusto abbastanza standard, abbastanza un po' piatto, lo definirei. Però è un buon biscotto sicuramente, quindi provatelo se volete darvi, magari come me, volete darvi sempre la soddisfazione di provare qualche limited edition, provatelo e fatemi sapere cosa ne pensate. Mi raccomando, prima di chiudere questo video, cosa dovete fare? Mettere un bel like al video e iscrivervi al canale, quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanella e non vi perderete più nessun mio video. Sono sicuro che non potete farne a meno. Spero di avervi fatto compagnia anche oggi con questa edizione limited edition di Grisby. Ragazzi, a questo punto vi saluto e ci vediamo al prossimo assaggio. Ciao ragazzi e al prossimo video. Ciao! Primo amore. Bella fregatura di niente.